Allora, il 17 di gennaio, siccome la mia mamma abitava, era originaria di Lon, si festeggiava sempre il Sant'Antonio, che era il patrono. Allora si andava tutti dai nonni, quando c'erano qua, insomma, perché vivevano in Francia, però poi quando sono andati in pensione sono venuti qua, e si andava tutti a pranzo a Lon. Prima si andava alla messa, che facevano una messa apposta, anche se era giorno feriale. E poi si faceva questo pranzo tutti insieme nella casa dei nonni a Lon. Era sempre un momento, insomma, molto piacevole e gioioso per tutti, e si aspettava questo giorno con gioia, insomma, ecco, per quanto riguarda il mese di gennaio. A Carnevale, a febbraio, un ricordo che ho particolare è questi vestiti che mi preparava la zia Rosetta con la mia mamma di carta crespa. E uno in particolare era sto vestito da fatina. E c'era all'epoca un teatro e si andava a fare la sfilata di tutte le mascherine e si sfilava sul palco e poi la più bella mascherina aveva un punteggio e veniva dato un regalo. Poi c'erano sempre naturalmente gli spaghetti nella piazza del paese che si mangiava tutti insieme, i coriandoli e quant'altro, però c'era proprio la sfilata all'interno del teatro, che all'epoca era dove c'era il cinema, dai, sotto la casa dei Morandi. E lì mi ricordo che c'era all'epoca anche Don Dante e si faceva veramente una grande festa. E poi il nostro Don Dante andava sul poggiolo della casa dei Benigni, che era in piazza, e buttava caramelle per tutti. E questa era veramente una cosa che ricordo con gioia proprio, ecco. Allora, durante il mese di maggio, già dai primi giorni, si preparava un altarino, si prendeva magari, non so, dei centrini particolari, si ponevano sopra una scatola con sopra una Madonnina e lì tutti i giorni si diceva una preghiera. E poi la sera, tutte le sere c'era il rosario in chiesa e si andava tutti insieme e poi bello, il momento più bello era dopo il rosario che ci si trovava a giocare a nascondino per un'oretta o due di notte, era una cosa un po' particolare perché altrimenti la sera non si andava a giocare a nascondino la notte, semmai si giocava di giorno, ma il mese di maggio ci si trovava sempre dopo il rosario tutti insieme a giocare a nascondino. In agosto si andava, avevamo questi prati su vicino a Margone con una piccola casetta. E lì mio papà si andava al mattino, faceva il fieno e questo lavoro, questo momento insomma di lavoro durava anche una settimana. E allora ci portavamo il mangiare, la carne o così, e lassù invece facevamo sempre la polenta. Fuori dalla casetta c'era un po' di sassi dove si faceva la polenta. E poi dopo aver mangiato c'era un grande albero. E lì sotto ci mettevamo tutti a riposare nell'albero delle noci. Era molto molto fresco, per cui ci si metteva mio papà in particolare, perché noi non eravamo tanto stanche, ma lui si metteva sempre a riposare per un'oretta e poi si riprendeva col fieno e questo anche era molto bello, insomma, l'estate era un diversivo per noi, ecco. Ecco, a dicembre, la sera, il 12 dicembre, cioè la vigilia di Santa Lucia, ci trovavamo tutti in piazza, chi con i campanelli e chi con le strozze, che erano dei bidoni che facevano tanto chiasso legati con fili di ferro, e si andava in giro per tutto il paese. Poi noi di Vezzano avevamo sempre una rivalità con quelli di Fraveggio, perché noi dicevamo che le nostre erano più chiassose, loro dicevano che le loro erano più chiassose, e però dopo ci trovavamo allora a metà strada. Lì sotto abitava un nostro insegnante di tedesco e ci trovavamo alla fine tutti lì, il nostro insegnante si chiamava Argenti e ci preparava le caramelle per tutti e lì finivano anche le grandi discussioni. Poi una cosa che ricordo in particolare, che vicino alla scuola materna abitava un personaggio che noi lo chiamavamo il Moca. E lì noi ci divertavamo a andare a suonare il campanello, perché era anche una delle poche case che aveva un campanello. E lo suonavamo però anche tante volte, per cui lui si arrabbiava e invece che portarci le caramelle,
La moglie tante volte ci buttava dei bei secchi d'acqua. E questo anche era un modo per divertirci, insomma, un po' da birichini, ma comunque questo era, insomma, ecco. A casa mia arrivava più, sì, arrivava Santa Lucia e poi Gesù Bambino, che però portava più vestiti o cose utili, mentre la Santa Lucia erano regali, ho ricordo di anche di un piccolissimo pianoforte che tengo ancora, un po' scassato, diciamo, perché l'hanno usato figli, nipoti, però ecco, questi erano i giochi che ci portava, un po' di caramelle, arance e qualche gioco. Sempre a casa mia, sempre, anche se era una cucina molto piccola, all'inizio addirittura in cucina. Albero e presepio, poi quando avevo un po' il soggiorno, allora si faceva il soggiorno un po' più grande, però sempre col muschio, rigorosamente col muschio, le paline di tantissimi colori e soprattutto mi ricordo le candeline proprio di cera che le accendevamo la notte di Natale e poi si spegnevano subito perché il rischio era l'incendio, insomma, però bellissime, non le luci come adesso, ma le candeline.